qui nel 1500 circa c'è stato l'intervento degli spagnoli. Sostanzialmente gli spagnoli hanno deviato il corso del torrente Mera. Il corso del torrente Mera una volta era la strada di Fiumarella e finiva al porto di Milazzo, mentre invece gli spagnoli l'hanno deviato e l'hanno portato verso il Golfo di Patti, con esattezza arriva fra Barcellona e Milazzo, fra Pozzo di Perla da parte di Barcellona e Bastione dalla parte di Milazzo. Quindi qui è importante l'intervento che hanno fatto gli spagnoli, che ha consentito di organizzare questa strada e questa parte di agglomerato urbano. Quindi noi qui possiamo soltanto ragionare in termini di ripresa dei borghi, dei nostri beni culturali, soltanto in una logica comprensoriale. Dovremo decidere un giorno di capire che qui si potrà avere uno sviluppo turistico che affonda le radici nella nostra memoria, nelle tradizioni, soltanto nel momento in cui superiamo le municipalità e ragioniamo in termini di sviluppo comprensoriale. Il borgo di Belvedere si affaccia sul torrente Mela, è sicuramente posto in un'altura e in un luogo strategico, ce lo dice la storia. Ce lo dice la storia perché le mura e l'altezza del borgo hanno fatto sì che la popolazione intanto nel corso degli anni si difendesse da quelle che erano le piene del torrente. Ricordiamo che la piana di Milazzo si è originata proprio dalle alluvioni e dalle piene del torrente Mela, infatti è una piana alluvionale. E proprio questo borgo è stato teatro nel 1718 di un assedio importante, l'assedio di Milazzo. Cosa c'entra il borgo di Belvedere con l'assedio della città di Milazzo? Era in realtà il quartier generale degli spagnoli. Quando gli spagnoli arrivarono in Sicilia per conquistarla, non poterono pensare di non conquistare una roccaforte importante quale quella di Milazzo. E allora si stabilirono proprio in questo borgo dei documenti, in particolare un manoscritto che è stato ritrovato proprio di recente da alcuni storici milazzesi, lo testimoniano. E qui dunque le truppe spagnole si organizzarono per un assedio che durò ben 10 mesi e che logorò Milazzo, prima nei primi 2 mesi con la chiusura di quelli che erano i varchi e anche degli approvvigionamenti, poi con la grande battaglia e successivamente con delle piccole battaglie di trincea che logorarono piano piano gli austro-ungarici e tutta la città di Milazzo. Questo edificio è importante perché, come potrai notare, è il passaggio territoriale. Qui finisce la piana di Milazzo, qui finisce sostanzialmente la piana di Milazzo e inizia la collina del Mela. Quindi questo è un punto si snodo proprio dove finisce la piana di Milazzo. Se tu ti affacci da un lato guardando da lì, noi vediamo tutta la piana di Milazzo. Guardando dall'altro lato inizia la collina che, diciamo, costeggia il Mela. Quindi questo è un luogo importante per quella che è stata la tradizione della nostra zona, anche la tradizione contadina. Come vedi c'è la chiesetta, che era la chiesetta del borgo patronale, dove andavano anche i contadini della zona, ad una zona che comunque è stata una zona importante per quasi tutta la storia dell'umanità. Il palazzo che vedete alle mie spalle e che in realtà risale probabilmente al periodo anche delle dominazioni arabe, con un rifacimento, si pensa, nella parte superiore del tardo Cinquecento, a causa poi del terremoto che lo devastò. Le fonti sono ovviamente frammentarie, il palazzo è di proprietà privata e soprattutto è stato sempre sede nobiliare, quindi un piccolo borgo nel quale però vivevano delle dinastie nobiliari che si sono succedute negli anni. Oltre al palazzo, l'antico pozzo e poi la chiesa intitolata alla Santissima Trinità, che ha una architettura che ricorderebbe delle origini bizantine, dalla cupola particolare. La chiesa è dedicata alla Santissima Trinità e vi sono due lapidi particolari ed interessanti all'interno, una che riguarda l'ultimo signore degli Ardoino, che è stato l'ultimo signore del borgo, e poi una lapide particolare che ci documenta che proprio in questa chiesa giacciono i resti di Monsignor Urra, abate di Santa Lucia del Mela, che nel 1735
di ritorno da Milazzo, mentre percorreva proprio la strada verso Santa Lucia del Mela, si fermò in questo borgo per trascorrere la notte e che per cause naturali, si crede, morì e fu seppellito proprio nella cripta, cripta che peraltro non è visitabile, quindi che è chiusa. E probabilmente anche degli studi, l'interessamento dell'università potrebbero aiutarci a scoprire dei tesori. È importante pure evidenziare la centralità di questa zona, la centralità che nasce dall'esistenza della statale, che è la vecchia consolare, quindi la strada fatta dai romani, quindi nell'antica Roma, e è stato sempre un punto di snodo, un punto di collegamento. Da qui è arrivato Garibaldi, tutta la storia, tutti gli assalti dei turchi sono passati tutti da questa zona, perché questa era la strada di collegamento. E quindi ancora oggi all'interno, se nasce il polo commerciale a ridosso della vecchia consolare, è proprio perché c'era questa centralità di questa strada di passaggio, di questa strada di collegamento. E il territorio di San Filippo del Mela e del Milazzese, perché viene sostanzialmente diviso da questa vecchia consolare, aveva questa centralità, proprio la centralità del collegamento, era la porta d'accesso veramente di Milazzo, di Santa Lucia del Mela e dei posti importanti sia per l'epoca di Federico II e per, diciamo, tutta la storia. Partiamo dall'antica Mile, quindi dalle battaglie di Milazzo, da quant'altro, ma tutto passava attraverso queste strade di collegamento. Quindi noi vogliamo riportare veramente, affondando le nostre proposte di sviluppo nella memoria, nella tradizione, nella storia, vogliamo riconquistare questa centralità che in parte è stata riconquistata di fatto, ma noi la vogliamo riconquistare proprio come percorso.